si presentano, lasciamo ancora il pubblico col fiato sospeso, c'è già il pubblico di sala che sta applaudendo in quanto dal fondo del palazzetto dello sport, eccolo qui, eccolo qui. Al proprio angolo potete forse già immaginare con chi combatterà, con il suo rivale atavico, acerrimo nemico. Eccolo che esce dagli spogliatoi. Guardate, il pubblico è tutto in piedi per guardarlo fin dal primo momento, questo mastodontico. Ecco, detto questa parola forse avrete sicuramente capito il più temibile rivale di Hulk Hogan. Eccolo che si attarda, una musichetta di introduzione, ed ecco André the Giant, gigantesco, con passi veramente da orco. Ecco che picchia qualcuno al suo passaggio, butta via le sedie, butta via il pubblico, è già arrabbiatissimo prima dell'inizio dell'incontro. Enorme come sempre, ecco, scavalca la terza corda come se niente fosse, ed eccolo, è mostruoso, è davvero incredibile. Solo round, ed ecco poverina se l'è presa anche con questa graziosissima ragazza che fa da speaker, veramente tremendo, violento. Avete visto, si è fatto arma del microfono e ha letteralmente strangolato quella povera ragazza, che poi è giovanissima, la conosciamo, tremendo, guarda, veramente una cosa assurda. Non ha dato neanche il tempo all'arbitro di iniziare, guardate, fa tutto da solo, comincia da solo, è partito con l'incontro, ci mette bocca perché sa che è del tutto inutile, è bravo. Guardate, precipita, si abbatte sulle corde, non so come fanno a reggere queste corde, questi palizzi, l'incredibile massa di André the Giant. Ed ecco che Hogan parte con questa serie di diretti e viene bloccato in questa poderosa stretta. È veramente, deve essere una cosa tremenda, non vorrei essere assolutamente al posto di Hulk Hogan. Tremenda questa stretta, è bloccato André the Giant. Bella questa immagine, guardate. Molto bella, guardate questa potenza. Prova di forza, questa prova di potenza. E ancora Hogan, che qui ogni volta che andrà in nuovo una mano, manda gli andi all'aria completamente il povero Hogan, il quale sta ora tentando di alzarsi, attacca alle spalle André. Che vacillante, sembra essere vacillante, ma si rigira, e prima un colpo di gomito e poi blocca con questa pestata incredibile sui piedi di Hogan, che viene atterrato e poi ora risollevato con una sola mano. Guardate con quanta tranquillità lui solleva uno come Hulk Hogan. Guardate ora la mano di André the Giant, sta tentando di impossessarsi della cordicella. È un metro quadro, sì, addirittura con calma. Cosa si sta inventando? Guardate, ha sciolto tutto. Vuole scaraventarlo con la testa sul... Hogan è riuscito, voleva scaraventarlo sulla testa, è stato Hogan che causa del suo mal pianga se stesso, ed ecco che Hogan è riuscito a fare ciò che era nelle intenzioni di André the Giant, che dolente ora è al tappeto, questo colosso sta tentando. È l'ultimo dei dinosauri, è stato definito. È incredibile. Hulk Hogan ce l'ha messa tutta. L'arbitro fa del suo meglio per
bloccare questi due atleti, ma non è facile. Ricordiamo che anche il nostro Hogan è una montagna di muscoli. 2 metri e 05 d'altezza, pensate che cosa non è André the Giant. Con questa tremenda testata blocca l'azione di Hulk Hogan. Ancora una testata violentissima, accompagnata da un sordo suono, e alza una gamba, estende con il suo piccolo piedino, credo che sia un 59, non so, un 60 se esiste, non lo so, forse un 70 di numero. Ha atterrato Hogan e ora sono entrambi al di fuori del ring. Tremendo, tremenda questa mazzata che The Giant ha portato ai danni di Hogan. Stanno entrambi risalendo con molta agilità, guardate, anche André The Giant è risalito, ha riguadagnato il tappeto di gara. Sono immagini che è quasi inutile commentare, tanto sono esplicite e chiare, guardate. Ha bloccato il braccio di Hogan e se lo porta a spasso, sentite le urla e i gemiti di dolore di Hogan. Guardate il braccio di Hogan, il bicipite, anche il bicipite non è male in ogni modo. E sentite ancora il pubblico inneggiare per Hogan. Pubblico, ha avuto anche il tempo di protestare col pubblico ed è stato quello, questo attimo di distrazione, e Hogan era riuscito ad uscire da quella chiave articolare per rientrare subito dopo sull'altro braccio. Ecco, eccoli così bloccati, guardate, Hogan sembra veramente un fuscello nelle mani di André the Giant, gli ha urlato qualcosa nell'orecchio. Gli urla letteralmente nell'orecchio per spaventarlo. È veramente incredibile questo André the Giant. Ha una voce profonda, enorme, da orco. È un cavernicolo proprio. E ancora ha deciso probabilmente di staccare il braccio, sì, di staccare, infatti, il braccio. Tremendo, tremendo. Hogan ha questo braccio che se non si è staccato ci manca poco, e ora lo annoda letteralmente sulla corda del ring, ed un'enorme mazzata, un'enorme testata sul muscolo del braccio di Hogan. Ancora ci riprova André. Si è presa proprio con questo povero braccio, cerca come può Hogan di sottrarsi, ma non è cosa facile, guardate, l'arbitro sta discutendo ed ora viene afferrato per i capelli, forse è l'unico sistema per poter uscire da questa presa, ce l'ha fatta, non penso che abbia in testa di sollevarlo, perché non credo, è probabile che forse faccia un buco sulla ringa, tutti e due sprofondino. Sta tentando solamente invece di torcere il collo di André the Giant, o André il gigante. Ecco, in questa posizione alquanto statica, ma in questa maniera Hogan sta riprendendo un po' di forza, anche se lo sforzo è notevole per tenere fermo e bloccato André in quella posizione. Eccolo lì, guardate questa immagine. Ancora niente di fatto, ecco, ce l'ha fatta a portarlo al tappeto. Vediamo, riuscirà forse a girare questo gigante sulla schiena. Stanno grondando, guardate, guardate le espressioni tremende. Ecco che forse ci riesce Hogan a portare sulla schiena André the Giant. L'arbitro attentissimo, inizia il conteggio 1-2, ma è bastato alzarsi per André the Giant, e Hulk Hogan è stato scaraventato via come un moscerino. Riprova Hulk Hogan a bloccare André the Giant in quella posizione, ma abbiamo visto
che Andrea è riuscito a riportarsi sulle proprie gambe in posizione retta. Scappa addirittura Hogan per sottrarsi. Guarda, stupendo, forse ci riesce se non cedono prima le corde. Se non cedono le corde riuscirà a farlo caprioleggiare, rimbalza lentamente, non è riuscito a farlo crollare al di fuori del ring e ne profitta Andre the Giant per dare queste enormi testate sul volto di Hulk Hogan. Man rovesci. Tenta di guadagnare il ring Hogan, ma niente da fare, viene ristrappato e ora Andre che ci prova, guardate, non so come ce la farà a riportarlo fuori. Niente, non è riuscito, c'è la campanella da parte della giuria, è intervenuto uno dei secondi di Andre the Giant e Hulk Hogan ne ha fatto subito, l'ha messo fuori combattimento. Andre the Giant porta soccorso prima al suo secondo e poi si impossessa della stessa sedia e colpisce ripetutamente la testa di Hulk Hogan. Continuano queste mazzate incredibili mentre la campanella della giuria suona ripetutamente. È ritornato Hulk Hogan all'attacco e niente da fare, secondo noi dovrebbe già essere stata proclamata la squalifica dei due contendenti. Sono trascorsi ampiamente i tempi per ritornare. Andre the Giant si proclama vincitore di questo incontro, per noi c'è stata squalifica e sembra finalmente contento Andre the Giant di questa sua ultima azione ai danni di Hulk Hogan, che rimonta sul ring, si è allontanato negli spogliatoi e Hulk Hogan molto sportivamente saluta